Parte dal capolinea MT di Voltri la nuova passeggiata Mare. Il progetto, affidato al gruppo di progettazione a seguito della vittoria di un concorso nazionale, ha iniziato i suoi lavori nell'ottobre del 2005 e affronta il tema della riconversione delle aree occupate da attività industriali e collocate in prossimità di un tessuto storico abitato. Il primo obiettivo è stato quello di non alterare la straordinaria caratteristica morfologica dell'area, la cui continuità accentua il legame inscindibile con il mare. La nuova passeggiata, di circa 700 metri, è realizzata in legno e segna la connessione tra la spiaggia e le piazze pedonali. Lunghi pergolati, frangisole in acciaio e legno sottolineano i percorsi pedonali di collegamento con il tessuto urbano ed il mare. Il progetto si completa con l'inserimento di circoli nautici, piccoli fabbricati per l'attività balneare e diportistica, chioschi, bar, una nuova residenza per anziani, una sede per la Croce Rossa Italiana e infine un campo di pattinaggio al coperto ed un edificio residenziale e commerciale. Nota negativa, purtroppo, quello che hanno dovuto subire i molti abitanti della zona. Numerose infatti le barche di proprietà dei pescatori, delle società nautiche che risiedevano in questo tratto di mare, sono state trasferite nel campetto di gioco nei giardini pubblici, con le conseguenze problematiche che si possono immaginare. Con rammarico e un po' di nostalgia, molti cittadini, per lo più anziani, hanno visto così buttare giù le loro famose baracche, dove da tanti anni ormai passavano le loro giornate a chiacchierare davanti al mare. La spiaggia oggi è ormai diventata un ricettacolo di immondizia. Attrezzi, materiale elettrico, edile ed idraulico fanno parte ormai di questo triste scenario. Mentre cercare e trovare personale addetto alla prosecuzione di lavori sembra veramente un'impresa impossibile. Questo tratto di passeggiata che vediamo nelle immagini dovrebbe essere stato consegnato in quest'estate, all'inizio circa del luglio 2007, ma purtroppo a oggi, ottobre 2007, le immagini si commentano da sole. La passeggiata prosegue verso Levante e dovrebbe raggiungere la foce del torrente Lera alle spalle del municipio di Genova Voltri. Per fare ciò si è dovuto demolire la maestosa pista di pattinaggio dove si allenavano le squadre sia di pattinaggio che di hockey. Questo è quello che rimane della spiaggia, limitata dalle transenne che delimitano la zona interdetta dai lavori. Ma a parte i mugugni, speriamo che questo bel progetto lo possano almeno vedere i nostri figli.